Buonasera a tutti amici, bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Sono Marco Elettrico e all'interno di questo video andremo a vedere e a conoscere di per meglio una nuova presentazione, la Renault R5. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nel lontano 2021 quando vi fu un po' i primi discorsi rispetto a quello che era il concept, la vettura che avrebbe dovuto essere e la cosa clamorosa è che è diventata la vettura che era. Spesso e volentieri quando vi è un concept, quando vi è un'idea, un prototipo di una vettura diciamo non neanche in preserie, molto in preserie, parliamo di 3 anni or sono, generalmente poi quando si arriva alla vettura poi di serie, quella effettivamente poi arriverà sui nostri mercati, generalmente è molto diversa. Prima è diciamo molto prototipale, ipertecnologica, futurista direi quasi, poi alla fin dei conti quando poi arriva su quello che è il mercato diventa più normale, tra parentesi. In questo caso clamorosamente, quindi da questo punto di vista bisogna fargli assolutamente i migliori complimenti. Renault ha portato su piazza quella che è una vettura clamorosa, la Renault R5, che è quasi fedele per quanto riguarda il prototipo che abbiamo visto, anzi per me anche migliore perché alcuni dettagli non mi sono dispiaciuti affatto. In questo video andremo a vedere il tutto di un mezzo che dal 1972, cui ha, se non ricordo male, prodotto oltre 5 milioni di vetture, 5 milioni e mezzo se non ricordo male, ritorna a fare la storia di un brand grazie a De Meo e la sua idea, per me geniale, di portare la vettura R5 nel futuro, quindi di portarla nel mondo elettrico, di portarla nella versione 2.0. e in questo video andremo a vedere il tutto, quelli sono gli interni, gli esterni, le caratteristiche diciamo i desiderata per quanto riguarda il prezzario e anche un allestimento che, ragazzi, personalmente, poi ne parleremo magari in un video a parte, vi dico attenzione perché scegliere un mezzo come quello in quell'allestimento, in quella maniera, alcuni dettagli si ritrova, potrebbe diciamo portare a un ripensamento successivo, può essere, perché personalmente magari una persona ancora non è nel mondo elettrico, non sa quello che vuol dire, va a comprarla, non si accorge di alcuni dettagli e potrebbe diciamo trovarvi qualche difficoltà. Tanto ora vedremo il tutto, vi faccio un piccolo excursus e cominciamo, dai! Andiamo ragazzi a vedere di per meglio questa Renault 5. Molto curiosa, molto interessante perché come dicevamo poc'anzi hanno portato praticamente il prototipo, l'hanno portato ad vettura di serie, quindi molto interessante. Abbiamo visto un video di febbraio, ho visto febbraio del 2021 di cui parlavamo di lei, la Renault 5, ed è fantastico vedere che l'hanno riportata pari pari alla vettura in produzione, anzi personalmente l'hanno anche migliorata perché alcuni dettagli non erano stati previsti lì o non erano stati previsti così, invece è stata una piacevole sorpresa. Andiamo a vedere questa vettura presentata poc'anzi, quindi nei giorni passati, al Salone di Ginevra. Un progetto molto importante portato avanti dalla divisione Ampere, quindi uno spin-off potremmo chiamarlo del gruppo Renault, con piattaforma nuova, piattaforma Ampere Small, dedicata alle vetture ovviamente più piccole. Misure lunga 3920 mm, larga 1770 mm e alta 1500 mm, con un passo di 2540 mm. 5 porte, come anche 5 posti, attenzione. Non abbiamo un bagagliaio all'anteriore, quindi nessun frank, però abbiamo un bagagliaio al posteriore che non è affatto male se consideriamo che parliamo di un segmento B piccolino, ecco. Praticamente come la mia Opel Corsa di 326 litri. Un ulteriore dettaglio, non mi dispiace parlarvi del diametro di sterzata di 10,3 metri. Ne approfitto per parlare di lei e delle sue caratteristiche innanzitutto mettendovi in prima pagina, possiamo dire in questa maniera, quella è la pagina di internet del gruppo Renault. Soprattutto lei deriva anche dalla Renaulution e abbiamo avuto modo di parlarne tempo addietro grazie a De Meo, che ha voluto portare avanti il brand su più diciamo piattaforme, su più idee ovviamente elettriche, ma non solo. Un gruppo e quando è arrivato lui praticamente stava andando un po' malucino, si può anche dire. In questo momento invece non vi dico è al vento in poppa, sta andando discretamente bene.
Ecco, andiamo a vedere quello è anche il sito per andare a conoscere questa vettura. Come vedete, diversi colori disponibili, diverse personalizzazioni. Di preciso, questi sono colori. Il giallo, come avete visto anche poi nell'immagine principale del video, ho messo quelli che mi piacevano di più. Il verde, poi potete vedere. Il blu, notturno. Il bianco, non leggo perché non ho idea di nacre, penso, non sono sicuro. E il nero étoile. Questi sono i colori disponibili della nuova Renault 5. Leggevo, me l'ho messo un po' a studiare, che il colore, diciamo, di lancio, quello gratuito, sarà il verde pop. Non ci avreste mai creduto. Io personalmente pensavo sarebbe stato lei, il giallo pop, però a quanto leggevo, sfrugliando tutte le varie pagine online possibili e immaginabili, eh sì, è proprio lei, il verde pop. Andiamo a vedere, continuare un po' a studiare di più in meglio questo dettaglio. Ora, voi mi direte, perché Marco ti soffermi a questo? Questo lo abbiamo sul cofano, lo abbiamo frontale, praticamente lato guida, quindi voi guardate il guidatore, lo troverete sul suo frontale. Che cos'è? È uno schermo, protetto ovviamente da un plexiglass, dove vedete sono 5 stanghettine, 1, 2, 3, 4 e 5. Praticamente ognuna di queste rappresenta il 20% di batteria. Quando voi vi avvicinate alla vettura per entrare, lui ovviamente vi riconoscerà perché sentirà le chiavi, oppure magari siete in carica, questo indicatore vi permetterà di capire quanto è la percentuale di batteria in vettura. Vi avvicinate alla macchina, vedete che sono 3 stanghettine sole accese, capite che siete sul 60% di batteria. Ovviamente questi altri dettagli li vediamo tra poco. Questo è un dettaglio importante, altri dettagli che guarderemo a breve. Questa è la piattaforma, come potete vedere, dove vi è inserito quelli che sono i moduli della batteria, 3 o 4 moduli, ma lo vediamo a breve, perché vi voglio fare un excursus importante, tutte quelle sono le sue caratteristiche, però intanto vi volevo mostrare quelle sono un po' i dettagli e vi mostra anche quello è il sito di Renault. Molto interessante perché, come vedete, è possibile personalizzare anche quello è il tettuccio della vettura, 200 combinazioni possibili e quindi molto interessante. Come anche i cerchi sono stati studiati appositamente per questa vettura e ovviamente c'è anche possibilità di personalizzare anch'essi, e ci mancherebbe altro. All'interno, poi dopo vi mostro tutto, però visto che queste sono le possibilità del sito, vi voglio mostrare anche un po' quello che è l'interno. Come vedete vi sono, oh, andiamo qui sul vano di aria, no, 2 schermi da 10 pollici per quanto riguarda i 4 strumenti e per quanto riguarda il nello schermo dell'infotelematica. Tanto poi vi inserisco anche un paio di videettini e di immagini ovviamente della vettura per vederli di per meglio. Come funziona? È molto semplice, praticamente lo schermo dell'infotelematica avrà anche un assistente, diciamo un avatar, un assistente diciamo che ci permette di poter interloquire con lei. Sarà Renault, non scritto come Renault come il brand, ma come proprio il nome francese Renault, ovviamente con la forma della losanga del brand. Avrà all'interno, mi pare di ricordare, sui 120-130 domande e risposte precompilate, che sono tutte le varie domande e i clienti sono riabitati a domandare all'azienda, quindi lei li ha inseriti in un database di facile fruizione. Per di più ha un'integrazione con chat GPT-4 per potervi interloquire anche in maniera un po' più complessa, se vogliamo dire complessa e complicata. All'interno di questo schermo dell'infotelematica vi è un sistema operativo studiato con Google, quindi abbiamo la possibilità di, vi è la disponibilità di Google Automotive, che personalmente è un qualcosa di fantastico per vari brand, ho avuto modo di testare, un servizio che è molto molto intelligente, fatto bene. Ho avuto modo di vedere anche l'intervista di Luca De Meo in cui parlavano del fatto che stanno studiando tantissimo quelle sono le varie stringhe di codice per poter farlo al meglio con Google Automotive, e dicevano che praticamente potrebbe essere benissimo anche venduto ad altre vetture, ad altre aziende, tanto che può essere, diciamo, intercambiabile per le varie vetture in cui sarà installato. Molto molto interessante.
ovviamente anche abbiamo la disponibilità di Apple CarPlay, Android Auto, wireless, e quindi anche esso bisogna metterlo ovviamente per quanto riguarda le possibilità di questa Renault 5. Continuiamo, andiamo a vedere il vano di aria. Ecco, il vano di aria, poi ovviamente vi inserisco tutto di per meglio, ma voglio seguire anche un po' una logica del sito. Si trova frontale lato passeggero, e qui abbiamo un ma, e qui abbiamo un ma, quindi attenzione, da parte del sottoscritto non vedrete mai osannare quella è la vettura da 25.000 euro della Renault 5, perché per me potrebbe essere un malus clamoroso di coloro che magari l'acquistano e non hanno mai avuto una vettura elettrica e potrebbero trovarsi a disagio. Per quale motivo? In questa immagine vedete che vi è una CCS Combo, quindi una tipo 2 più una CCS. Come funziona questa Renault 5? Funziona che la versione di base avrà solo la ricarica in AC, mentre le altre due versioni anche la ricarica in DC. Quindi attenzione. Continuiamo. Tanto vi faccio vedere il tutto, ci mancherebbe altro. E vi voglio seguire un po' una logica del sito. Questi sono i fari, ovviamente, i gruppi ottici a LED, con anche diciamo la bandiera francese, per ricordare dove viene realizzata la vettura e dove è il brand, ovviamente. Tolto il discorso sito, perché mi piaceva mostrarvela, andiamo a vedere, come vi dicevo un po' io, anche quelle sono le sue forme, che a me non dispiacciono affatto. Ricordano un po' anche quella della Renault 5, ovviamente nel passato, 1972, anno di partenza di questo mito assoluto delle vetture, oltre 5,5 milioni di vetture prodotte, tanto per dire. Rimanendo un po' sul frontale, a me non dispiacciono tanto questi fari, su quelli diciamo credo siano fendi nebbia, hanno una forma talmente particolare che vorrò vedere se saranno davvero così, perché sarebbe un qualcosa di clamoroso questo effetto 3D, che a me non dispiace, molto carino. E andando al posteriore, altro dettaglio che potremmo notare è il fatto che non vi è il logo Renault. Vi è scritto Renault 5, ma non vi è la tassia losanga di Renault. Particolare come scelta. E i due gruppi ottici al posteriore sono particolari, li vedete? Sembrano fatti semplicemente per un fatto di estetica, in questa maniera, invece no. Sono un vero e proprio effetto 3D reale, che servono per smorzare i flussi aerodinamici al posteriore, e dicono in Renault dovrebbe portare un miglioramento di ben 6 km di autonomia. Pazzesco. Come anche i cerchi sono stati studiati per massimizzare l'efficienza, come vi dicevo, studiati di per meglio per l'efficienza, anch'essi dicono che dovrebbero migliorare 8 km di autonomia. Quindi tanta roba anche da questo punto di vista. Per concludere quello dell'esterno, un piccolo dettaglio, maniglia scomparsa per quanto riguarda le sedute, le portiere posteriori, e devo dire che dà un effetto quasi di una tre porte. Dovessi guardarla così in maniera magari leggermente distratta, non vedrei le cinque porte, ma mi sembrerebbero una tre porte. Devo dire che l'effetto non è affatto male. All'interno, come vi dicevo, vi sono questi due grandi schermi da 10 pollici, però va detto, studiavo, che il doppio schermo a 10 pollici è solo per gli allestimenti più importanti. Questo perché nell'allestimento base troveremo uno schermo a 10 e uno schermo da 7 pollici. Un altro dettaglio da mettere in evidenza. Come anche, a me non illumina di mezzo, per rimanere all'interno del mondo elettrico, dove è stato inserito il selettore di marcia. Questo perché, come tutte le vetture, come anche quella del sottoscritto, dove abbiamo il selettore con B e D, quindi drive e brake, quindi la possibilità di guidare con poca o nessuna resistenza o frenata rigenerativa, oppure avere un livello di frenata rigenerativa più importante, quindi drive per avere poca o niente frenata rigenerativa, B per avere più frenata rigenerativa, a me piace un qualcosa di più immediato, con una selezione più immediata, averla con una levetta dietro al volante personalmente lo trovo un pochino più macchinoso, ecco, quindi tendenzialmente lo metterei in B, quindi in brake,
senza andare a modificarlo durante il percorso. Con la mia è un pochino più, diciamo, immediata come selezione, io mi diverto un pochino di più a intercambiare durante anche il medesimo viaggio, perché cambia quelle sono le situazioni, quindi potrebbe cambiare anche la voglia di avere un B o un D durante il percorso di guida. Ma un piccolo dettaglio personale. Andiamo a vedere quello del mondo batterie. Abbiamo a disposizione 40 kWh o 52 kWh. Con 40 kWh il peso è 1350 kg e abbiamo 3 moduli di batterie. Con 52 kWh abbiamo 4 moduli di batteria e un peso complessivo di 1450 kg. Ovviamente batterie e tutta la macchina nessa e connessa. La batteria è in NMC, quindi nickel, manganese o basalto. Vi dicevo dei moduli perché il pacco batterie è diviso in moduli e su quella più piccola sono 3 moduli, quindi 3 pacchi di assemblato di batteria inserite in vettura, invece 4 per quanto riguarda la maggiore. Con 40 kWh autonomia di 300 km e sono disponibili 2 motori distinti. Possiamo scegliere il 95 cavalli o il 120 cavalli trazione anteriore. Per quanto riguarda il 52 kWh, 400 km di autonomia, abbiamo a disposizione solo il motore più importante da 150 cavalli trazione anteriore anch'esso. Va detto che successivamente dovrebbe anche uscire una versione più prestante, a quanto dice l'ASA, ma sarà qualcosa di molto successivo, quindi avremo modo, se dovesse capitare, di parlarne più in là. Altro dettaglio da poter dire: velocità massima di 150 km/h, e per quanto riguarda, è uscito solo questo dato, per la 150 cavalli, 0-100 da 8 secondi. Dettaglio importantissimo, e quello che vi dicevo un po' poc'anzi, è il mondo della ricarica. Ed è lì che batte il dente sul dolore, quando batte la lingua sul dente dolorante, capita una versione da 25.000 euro che io non mi sentirei di consigliare, ecco. Perché la versione da 95 cavalli, la entry level, avrà solo 11 kW in AC, nessuna DC. Per quanto riguarda la versione a 120 cavalli, anch'essa da 40 kWh, abbiamo visto poc'anzi, avrà anche una DC da 80 kW. La versione da 150 cavalli, che è quella più premiale, con la batteria più grande, avrà una DC da 100 kW di potenza continua. Che non è male se considerate il fatto che ha un'ottima curva di ricarica. Guardavo le tempistiche ed è migliore della mia per quanto riguarda la velocità di carica, e quindi non male. Altro dettaglio importante di questa nuova, nuovissima Renault 5 è che per quanto riguarda le due versioni più importanti, quindi non la entry level, avrà anche una disponibilità in più, il V2H e il V2G, il Vehicle to Load e il Vehicle to Grid. Con il Vehicle to Load, come abbiamo visto anche con la Dacia Spring nel video della settimana scorsa o due settimane fa, dipende quando riuscirò a produrre e a realizzare questo video in montaggio, abbiamo possibilità di dare alimentazione ad apparecchi elettrici esterni fino a un massimo di 3,7 kW in uscita. Con un semplice accessorio esterno comprato successivamente all'acquisto della vettura, andate a inserirlo sulla presa di tipo 2, dall'altro lato vi sarà un asciugo, inserite l'asciugo del vostro dispositivo elettronico e volete ricaricare, utilizzare una piastra a induzione o quello che credete, e semplicemente lo utilizzate come power bank esterna. Il V2G invece è per l'alimentazione della casa e della rete, il vehicle to grid, quindi praticamente la vettura comunica con la casa ma anche con la rete esterna, con la possibilità di remunerare, quindi carta alta, quindi come denaro andante, quando eventualmente la rete avesse bisogno, preleva dalla vostra batteria un tot di kilowattora, non tantissimi, io mi immagino sia qualcosa di settabile all'interno di quella della vettura, e vi viene ovviamente remunerato. Non è possibile in Italia perché mancano dei reti attuativi, manca una normativa vera e propria. Sarà possibile farlo quando uscirà la vettura, quindi tra non tantissimo, solo in Francia, Germania e Regno Unito. Quali altri dettagli potrei dirvi? Colori disponibili, come abbiamo visto, sono il verde e il giallo, il bianco e il nero. La prima vettura che uscirà sul mercato sarà la top di gamma,
che uscirà a settembre del 2024. Top di gamma, quindi motore più importante, batteria da 52 kWh. Inizialmente sarà lei, poi successivamente arriveranno anche gli altri. I prezzi ancora non sono stati dichiarati e quindi non ve li posso dire. Resta il desiderato di rimanere sotto i 25.000 euro per quanto riguarda la vettura base, quindi la entry level, quindi 95 cavalli, 40 kWh netti. Ragazzi, la batteria 40 e 52 sono nette, quindi quelli che sono i 90 ora sono il netto, non il lordo. È una differenza importante perché, per esempio, la mia Opel Corsa è 50 kWh lordi, quindi l'utilizzabile è molto meno. Qui invece parliamo del netto, è l'utilizzabile. Ultimissimo dettaglio, che non è proprio l'ultimissimo, la pompa di calore, ragazzi, su questa vettura è di serie, quindi non è selezionabile, è già inserita, è un risparmio. Perché? Se mi non senti, Marco, un dettaglio oltre. A me non dispiace Luca De Meo e mi sono ascoltato un po' tutto per l'intervista. Grazie Beppe anche per avermela condivisa, perché è interessante, importante anche vedere quelli che sono i progetti dal punto di vista proprio produttivo. Spesso e volentieri si parla al fatto che la mobilità elettrica è un problema perché si perde un sacco di posti di lavoro, un sacco di maestranze, poi c'è cinesi, bla bla, tanti discorsi anche da bar volendo. Loro che cosa faranno? Cosa ha intenzione, anzi cosa hanno realizzato? Quelli di Renault, due impianti produttivi molto importanti nel nord della Francia, in cui uno verrà assemblato quello del pacco batterie e in un altro per proprio l'assemblaggio di quella che è la vettura. A Cléon, se non mi ricordo male il nome, l'azienda che loro hanno, un capannone produttivo in cui venivano realizzati motori endotermici, è stato convertito, realizza motori elettrici. La divisione Ampere, che ha anche di proprietà quelle sono due piattaforme, una per le piccole e una per le medie, ha 11.000 dipendenti, di cui 3.500 ingegneri, ha portato e porterà insieme a quelli sono 250 fornitori all'interno di quelle un raggio di 300 km dai siti produttivi, un valore aggiunto per il nord della Francia di 20 miliardi. Questo per dire che non è la mobilità elettrica, è come si va a sviluppare, come si va a produrre, come si decide di portare avanti quelli che sono i vari siti produttivi. Senza andare, e non me ne abbiano in Polonia o in Serbia, a produrre in altro luogo cercando di risparmiare. Qua si cerca di ottimizzare. Addirittura quelle che chiamano loro la Electricity avrà un carbon neutral, quindi avrà una parità di quelle che sono le emissioni con altre situazioni, non so se in piantumazione di alberi o quant'altro, nel 2025. Questo per dire che il progetto Ampere di Renault è veramente fantastico. Un progetto che renderà Renault una delle migliori per quanto riguarda davvero la produzione di vetture elettriche, ma anche all'interno di tutto chilometro zero per la creazione di vetture. Brava, brava, brava Renault. Beh ragazzi, a me è un mezzo che sicuramente non dispiace affatto. Parliamo di una vettura che non è enorme nelle dimensioni, parliamo di un segmento B, poco meno di quanto sia, sto guardando sotto fuori perché fuori sta venendo giù un tsunami d'acqua, ma insomma è un altro discorso, piove forte, un mezzo che è poco più corto per quanto riguarda la mia vettura, che è un Opel Corsa, leggermente sotto i 4 metri, 5 posti, con un bagagliaio addirittura, se non ricordo male, leggermente più grande della mia, con una DC per quanto riguarda la versione più premiale da 52 kWh sui 400 km, quindi superiore alla mia vettura. Quindi, per come è il mio concetto di vettura elettrica e di possibilità di girare il mondo, vettura fantastica, perché riesco a girare ovunque con la mia, che ha 40 kWh e poco più netti in batteria. Qui parliamo di 52 netti, quindi tanta roba. E personalmente non mi dispiace affatto. L'unica premessa che vi ho fatto precedentemente per quanto riguarda, attenzione, non farò mai una grandissima pubblicità al mezzo da 25.000 euro, perché per quanto possa vederla interessante, la mancanza di una CCS Combo, quindi di una ricarica rapida, per me è un malus clamoroso. Vi faccio solo un piccolo esempio, parliamo di un mezzo di 300 km di autonomia, quindi paragonabile alla mia vettura. Vi trovate magari una gita fuori porta, una girata, a non avere abbastanza energia per tornare a casa.
cosa fate con la mia vettura? Guardate un secondino sul telefonino, generalmente lo faccio prima perché so già quello che è il range della mia vettura, quindi quello mi posso aspettare, insomma non difficile mi capiti le sorprese da questo punto di vista, conosco troppo la mia vettura, sono oltre 130.000 km e che diamine, ma insomma vi capita una cosa di questo genere, io mi fermo a una colonnina rapida, magari anche solo 10 minuti, 15, tanto per avere poi energia per tornare a casa. Perfetto. Voi vi trovate invece una macchina come questa, che è fantastica, bellissima, sono curioso di provarla, e non avete energia abbastanza per tornare a casa. Dovete fermarvi a una colonnina, sì, ma lente, quelle in corrente alternata, in AC. Abbiamo 11 kW e magari vi toccherebbe stare 2 ore fermi alla colonnina. Per quale motivo? Perché una persona magari dice: Marco, io la voglio comprare semplicemente per l'uso quotidiano, quindi per il casa lavoro, per la città e quant'altro. Beh, perfetto. Vi capiterà sicuramente che vi piacerà troppo questa vettura, che avrete voglia di lasciare perdere la prima auto che considerate di casa e utilizzare lei, perché vi piacerà, è più confortevole, la guidate più volentieri, vi piacerà il fatto di non avere vibrazioni, suoni molesti, vi piacerà e avrete voglia di andare a giro con lei. Vi ritroverete che il vostro intento iniziale era uno, il vostro risultato sarà un altro e magari vi trovate, diciamo, andare al mare, non avere corrente per tornare a casa, non vi è una colonnina AC magari in corrente alternata dove andate nel luogo di villeggiatura o magari semplicemente per la girata fuori porta, no? Andate, vi piace magari come al sottoscritto, ma che ne so, l'Argentario, andate all'Argentario, ora non so bene la situazione infrastrutturale come sia, arrivate lì, non c'è una colonnina AC, fate i vostri giri, andate a mangiare fuori, guardate un po' in il paese, fate due passi, arriva il momento di tornare a casa e mo che si fa? E quindi personalmente la mancanza di una DC per me è un malus troppo grande, e quindi attenzione, valutatela bene, è sicuramente una seconda auto di casa, quella senza CCS sicuramente, valutatela di per meglio, perché per me vi potrebbe piacere troppo per quella, e poi l'assenza che vi, per me, si farà sentire. Io almeno una CCS opzionale da 50 kW io l'avrei messa, visto che è tutto a scala, no? 50, 80, 100, io su quella magari opzionale, quindi come sulla Dacia, il brand è quello, da 50, 30, to, io l'avrei messo. Ma insomma, questo è quanto. Io spero, ragazzi, che vi sia piaciuto e servito questo video, perché personalmente questa R5 mi è piaciuta tanto. Arriverà nella versione più premiale già a settembre, quindi motore più grande, 52 kWh, e non vedo l'ora di poterlo andare a vedere di persona, perché vedere le cose online ha ovviamente un suo peso, ma vederle poi di persona lo avrà sicuramente tutt'altro, quindi non vedo l'ora di poterla vedere, visionare, toccare e, perché no, provare direttamente di persona. Io, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, vi do un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo qua ogni sabato alle 10 con un nuovo video. Alla prossima, ciao!